Inizierei intanto a parlare dei controlli, di cui avevo già parlato nel mio discorso, e del fatto che in realtà voi avete portato l'esempio di Singapore, ma non mi pare assolutamente che una città controllata 24 ore su 24, dove in realtà dal mio punto di vista i cittadini hanno completamente perso la privacy, possa avere un'atmosfera comunque pacifica dove un cittadino può sentirsi comunque libero. Vorrei farti notare che, l'hai detto te prima, non può esistere uno Stato in cui i cittadini siano monitorati 24 ore su 24. Io ti porto l'esempio di questo Stato, di questo Stato ideale, che in realtà non è così ideale visto che esiste, e adesso te dici che questo Stato non è felice. Non sono d'accordo, perché uno Stato è quello che i governanti vogliono e il popolo vuole. E se il popolo vuole essere più sicuro, e questa è la cosa più importante. Voi avete parlato di privacy. La privacy, se viene ceduta consenzientemente dai propri cittadini, da chi vuole essere più sicuro, è una cosa giustissima. Un esempio invece di privacy, ve lo faccio notare, un esempio di privacy violata è Cambridge Analytica. Questa società è affiliata con Facebook, cedeva i dati raccolti dagli utenti sui vari siti e gli dava. Questi dati hanno permesso di fare campagne pubblicitarie per vari protagonisti come Donald Trump, come la Brexit, hanno condizionato l'opinione pubblica. Questa è privacy violata, quando tu non gli dai in modo consenziente, ma se li prendono. In questo caso, nel caso di Singapore, sono stati loro a darli. Scusa, ma quindi in questo caso se una persona, un essere umano che è l'essenza dell'essere errante, sbaglia, in questo caso non ha la possibilità di redimersi, perché 24 ore su 24 viene registrato e qualora lui sbagli consapevolmente o per fattori che le telecamere non possono riprendere, perché ricordiamo che l'essere umano a macchina c'è differenza, ci sono delle emozioni, ci sono tantissime cose che differenziano un essere umano da ciò e da come appare su uno schermo. Quindi ti invito a riflettere sul fatto che da come appaio sullo schermo a come sono è ben diverso, e quindi un reato che io posso compiere può essere motivato da diversi fattori, e soprattutto le telecamere non sono all'interno della propria casa. All'interno della propria casa io, volendo, sono ancora padrone di me stesso e posso ancora compiere tantissimi reati, e non si potrà mai controllare pienamente un cittadino, a meno che il cittadino lui stesso non comprenda le norme, perché se io comprendo ciò che, di cui faccio, mi sento responsabile, non tenderò mai a compiere altri errori. Allora, hai appunto detto che le telecamere non si trovano all'interno della casa, quindi le telecamere si trovano solamente negli spazi pubblici, e quindi non viene violata totalmente la privacy. Non viene violata totalmente la privacy? Solamente negli spazi pubblici. Sì, però se io sono nello spazio pubblico è comunque differente. Intendo dire che se in uno spazio pubblico io compio un reato, è un reato, va bene, ma se io in casa mi sento libero, compio lo stesso reato, perché io so che all'esterno sono sorvegliato, ma se all'interno io non mi sento sorvegliato, cos'è? A cosa servono queste telecamere? Perché il reato lo compio lo stesso. La differenza resta proprio qui, che sul pubblico io devo mostrarmi in un modo, ma all'interno di come sono io posso essere una bestia. Beh, noi non stiamo sostenendo che il cittadino deve essere solamente una bestia nel privato ed essere totalmente diverso nel pubblico. Noi stiamo dicendo che l'educazione va affiancato al sanzionamento. Tu vai a scuola, quant'è che vai a scuola? Fino ai 20-25 anni massimo? Quant'è che stai in famiglia? Fino ai 20 anni, finché non vai all'università, puoi iniziare ad avere te una tua vita privata. E degli insegnamenti che hai avuto dalla tua famiglia, cosa ti ricordi di quegli insegnamenti? Non ti ricordi niente, perché come abbiamo detto all'inizio, se non c'è una continua verifica di quello che tu hai sperimentato durante la tua vita, le cose te le dimenticherai. Quindi le pene sono importanti non per punire in modo sfrenato le persone, ma solamente per ricordare costantemente che l'educazione che hanno ricevuto durante la propria vita è da ricordare. Io vorrei dire che, appunto, a questo proposito, noi non abbiamo assolutamente mai parlato di anarchia o della totale assenza di leggi. Noi diciamo semplicemente che quelle che ci sono non devono essere inasprite, perché è ovvio che non bisogna fare semplicemente affidamento sulla morale del cittadino, ma se per questo bisogna anche appunto puntare all'educazione più che alla semplice repressione. Voi però avete accennato a una politica, a uno Stato basato sul terrore. Noi non abbiamo mai detto questo. Noi abbiamo detto che inasprire le leggi è funzionale all'educazione civica di un cittadino. Se un cittadino è costantemente consapevole di essere controllato, non è spinto di certo a compiere atti contro l'educazione civica, o no? Sì, scusa, solo che secondo noi in realtà, per carità, il controllo può garantire che comunque il senso civico non venga violato, però allo stesso tempo, appunto, se tu controlli costantemente le persone, sì, magari c'è dell'ordine, ma poi le persone lo capiscono veramente quello che stanno facendo, cioè il perché stanno seguendo quella legge, il perché
perché quella legge è importante per lo Stato, per il bene comune. Perché se noi la mettiamo così, allora vuol dire che in ogni politica del terrore, boh, facciamo così per tutti gli Stati, allora c'è un ordine politico che va bene. Però se i cittadini non capiscono perché è giusto, alla fine o si ribelleranno a questo Stato, o comunque se lo Stato allentasse le redini, comunque alla fine le leggi non le seguirebbero, perché non capiscono che sono giuste. Voi state costantemente dicendo che i cittadini sono delle persone senza pensiero, che seguono in modo indipendente tutte le leggi, tutto quello che gli viene detto. Noi stiamo continuando a dire che alla pena va affiancata l'educazione. L'educazione è essenziale. Senza l'educazione siamo anche noi d'accordo che il cittadino non andrebbe da nessuna parte, ma come dicevo io, se un cittadino non è costantemente, come si dice, non monitorato, però non c'è la possibilità di verificare le proprie competenze, le proprie conoscenze, dopo un po' questo cittadino inizierà a fare quello che vuole, perché insito nella natura umana fare quello che più gli conviene o che è meglio per lui. Quindi se un cittadino non è costantemente verificato, non capirà mai cosa che sta facendo. Sì, ma infatti noi abbiamo appunto affermato prima che non diciamo che non ci vuole la mancanza di leggi, è ovvio che le leggi devono affiancare, ma stiamo cercando di far passare il concetto che sia la sicurezza che un cittadino segua una norma solo se questo l'ha davvero interiorizzata e l'ha fatta propria. E questa è l'unica certezza per cui si può dire che un individuo rispetterà una certa regola, non per il terrore di alcuni controlli. Allora ci date ragione a noi, le leggi sono essenziali, l'inasprimento può essere solo favorevole. L'educazione è più importante. L'educazione siamo d'accordo che sia importante, ma va affiancata a leggi che migliorino la situazione, perché la sola educazione non basta, è pura teoria e nessuna pratica. Non è l'assenza di leggi o di sanzioni non permette al cittadino di capire quello che sta facendo. La pura teoria non serve a niente se non è costantemente verificata. Certo, tu stai dicendo questo, però vi parlate tanto di pene e voi finora avete detto delle sanzioni e fin lì ci troviamo abbastanza d'accordo. Però sappiamo benissimo che ci sono dei reati che vanno oltre le sanzioni e in questo caso tantissime persone si esprimono sul fatto che le pene, il modo in cui si viene corretti all'interno del carcere, si entra da semplice criminale o da persona che ha commesso un errore senza aver compreso il motivo, e qui ritorniamo al fatto che se si inaspriscono le leggi anche le pene di conseguenza diventano più severe. E molte persone affermano che una volta uscite dal carcere sono dei veri criminali, perché all'interno della prigione non c'è tutto questo controllo. All'interno delle carceri, dove queste persone devono scontare le pene di cui tanto parlate, alla fine diventano dei veri e propri criminali. È lo Stato che fa diventare un criminale una persona che sbaglia. Io vorrei ribadire la funzione, una delle tre funzioni che ho citato nel mio discorso introduttivo, ossia la funzione riabilitativa e correttiva, che mira a evitare la ripetizione di comportamenti scorretti per il cittadino. Inoltre, sempre ricollegato anche alle carceri, sappiamo come il noto atleta Pistorius abbia ucciso la sua ragazza, la sua fidanzata, e ha scontato 3 anni in carcere per poi esserne uscito. Voi dite che l'amore per la patria è veder morire i propri cittadini e colui che ne è stato colpevole uscire di galera dopo 3 anni? Beh, è velocissimo.